Ciao gente, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Io sono Irene, ragazzi, e oggi ci troviamo nel terzo episodio dei Vlogmas, ovvero la serie di video che sono partiti dal 1 dicembre e arriveranno fino al 25 dicembre. Se vi siete persi gli scorsi due video li trovate nella playlist qua in alto a destra, oppure comunque potete andarli a vedere sul canale perché sono i video precedenti. E mi raccomando, non perdetevi nemmeno un video, quindi attivate sempre la campanellina e soprattutto seguitemi su Instagram @notterin. Oggi ragazzi è il 1 dicembre quando sto registrando questo video. Se mi seguite e se avete visto gli scorsi video, sapete che ho fatto una prova di economia, che non è una prova intercorso come quella che feci di diritto, che quindi era solamente metà esame, tra virgolette, ma è l'esame completo. E quindi ero parecchio in ansia stamattina. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Questa sono io questa mattina. Mi sono svegliata alle 7, dopo che ieri e l'altro ieri mi ero svegliata alle 10, perché stavo morendo di sonno, e stamattina infatti stavo mezza addormentata. Mi sono andata a vestire, ho fatto colazione e subito mi sono messa operativa perché alle 9 avremmo dovuto iniziare il compito. Quelli erano i 2 minuti prima dell'inizio della prova. Beh, che dire, alle 9 si è aperta la prova, abbiamo fatto la prova, ho finito alle 10 e un quarto e ragazzi, mi sono tolta un grosso peso dalle spalle. Beh, comunque sia, dopo aver finito la prova, per fortuna è uscito subito il risultato e quindi ci siamo tolti un pensiero, però ovviamente dobbiamo ancora aspettare che il professore le confermi o meno, perché giustamente si andrà a vedere le registrazioni e se nota che qualcuno ha copiato, eccetera, giustamente va ad annullare la prova. Ora, il risultato che ho preso in questa prova non è niente di speciale, è un risultato normalissimo che tutti possono prendere, però per me vale davvero, ma davvero tanto, perché so il lavoro che c'è stato dietro tutto lo studio, eccetera. Mi ci sono messa d'impegno e, essendo il mio primo esame, perché comunque è il primo esame vero e proprio che ho dato all'università, è stato parecchio difficile. È stato parecchio difficile, ma mi è comunque servito per capire un po' meglio come funziona e per capire un po' meglio come strutturare lo studio poi per i prossimi esami. Se siete curiosi di sapere che voto ho preso, non vi preoccupate perché tra poco ve lo dico, però volevo prima dirvi un'altra cosa. Vi volevo innanzitutto ricordare di quanto sia importante sapere quello che si è fatto per arrivare a quel risultato e non soffermarsi troppo sul risultato, perché ricordiamoci sempre che noi non siamo un voto e che una persona che nemmeno ci conosce non può pregiudicare la nostra vita. Ora, sempre se mi seguite da un po' e quindi avete visto gli scorsi video, lo sapete, ma io ho sempre detto, da quando mi sono iscritta all'università fino ad adesso praticamente, che avrei accettato qualsiasi voto, senza soffermarmi troppo sul fatto se fosse un 30, un 18, un 20, un 24, un 27 e così via. Bastava appunto superare gli esami e fare più esami possibili nel minor tempo possibile per arrivare prima alla laurea. Quindi sì, insomma, la mia intenzione è quella di finire il prima possibile l'università, non mi importa con quale voto. E questa, ragazzi, penso sia una cosa da tenere in considerazione, perché ovviamente ci sono persone con obiettivi diversi, c'è chi ovviamente vuole fare le cose al meglio e chi invece vuole farle prima. Io in realtà sono nel mezzo, quindi voglio farle bene, però anche presto. E quindi non voglio soffermarmi troppo tempo per dare un singolo esame. So che probabilmente avrei potuto fare di più, anzi ne sono sicura, avrei potuto fare di più avendo più tempo a disposizione, però ho preferito comunque accettare questo voto che ho preso e farlo adesso, onde evitare di trovarmi accavallata con troppe cose, anche perché l'università non è l'unica cosa che sto facendo e sinceramente vorrei evitare di perdere tempo sempre su un'unica materia. Sicuramente avere più tempo aiuta, sicuramente se mi fossi impegnata un pochino in più avrei raggiunto un punteggio anche superiore, però ragazzi io sono molto molto contenta così. Adesso però è arrivato un attimo il momento di svelarvi il voto. Innanzitutto vi pregherei di notare qui la cartella università. Andiamo in e-learning, ok, ed eccoci qua. Andiamo a fare login, perfetto, e qua di lato come vedete compaiono i miei corsi. Mi sono iscritta al momento a diritto, economia e matematica. Economia è quello che ho fatto stamattina. Se andiamo a prendere il preappello, che quello di stamattina non era l'appello vero e proprio, ma era un preappello, quindi prima,
E praticamente cos'è questo preappello? Ve lo spiego un secondo così non facciamo confusione. È una data che il professore mette per chi ha seguito il corso e quindi vuole fare l'esame prima rispetto agli altri. La data vera e propria sarebbe stata il 9 dicembre, però adesso vi spiego anche perché non ho scelto di fare quella. Perché avrei potuto fare quella e avere comunque 8 giorni in più per prepararmi ancora meglio. Però ho deciso di non fare quella per un altro motivo che vi dirò tra poco. Prima fatevi un attimo vedere questo voto. Andiamo a cliccare sul preappello ed eccoci qua con la votazione. Voto 20 su 30. Avrei potuto fare sicuramente meglio, come ho già detto, ma sono molto contenta di come sia andata. Anche perché se andiamo a fare revisione, vedete che queste sono tutte le risposte che ho dato, mentre quelle in rosso sono quelle che non ho dato o quelle sbagliate. La maggior parte di queste qua in rosso sono non date perché non le ho fatte proprio, mentre giusto una o due forse dovrebbero essere sbagliate. Il problema principale di questo compito che è andato così è una cosa che adesso vi spiego. In pratica il prof ci aveva detto che determinati argomenti che ha messo non li avrebbe messi, quindi ci aveva detto per esempio che lo stato patrimoniale non ce lo inseriva, al massimo ci metteva una domanda e invece che ha fatto ce ne ha messe ben 5 di domande e quindi giustamente non tutti si sono preparati, tipo me che mi sono concentrata a studiare la teoria. Ho fatto gli esercizi basilari, quindi quelli che sapevo ci sarebbero stati, e li ho fatti in modo molto ma molto semplice. Tra l'altro poi di una di queste domande, sempre di quelle che non ho risposto, ha sbagliato lui a inserire i risultati, infatti nessuno si trovava con i calcoli, e quindi diciamo che siamo stati penalizzati anche un po' da lui. Infatti se proprio vogliamo metterla, io invece di 20 avrei dovuto prendere 21 con quella domanda che i calcoli erano sbagliati a causa sua, e non ho messo le altre 5 domande che appunto lui aveva detto che non metteva, perché effettivamente è stata colpa mia, mi potevo preparare un po' meglio, diciamo, e fare anche quello. Quindi sì, diciamo che in parte è stata anche colpa sua. E come vi dicevo, per me però questo 20 vale come un 30, perché so comunque il lavoro che c'è stato dietro, so quali sono state le cose che sapevo e quali no, e quindi non potevo pretendere assolutamente di più. E tra l'altro sono super contenta perché mi sono tolta 10 kg da dosso, dato che ho dato un esame, quindi questo ce lo togliamo davanti e ci concentriamo sugli altri rimanenti. Ora però vi spiego pure perché non potevo farlo il 9 di dicembre, l'esame, non fare il preappello. Non potevo fare l'esame il 9 di dicembre perché se l'avessi fatto il 9 di dicembre non avrei avuto abbastanza tempo per poi prepararmi per francese, perché sì, sono nella sessione invernale, quindi ora ci sono tutte le date quasi una dopo l'altra, e se avessi fatto economia il 9 dicembre non avrei potuto fare francese poi il 15 di dicembre, avrei dovuto rimandare a gennaio, ma a gennaio ci sarebbe stato un altro problema, ovvero diritto, che ho bisogno di più tempo per prepararmi con l'altra metà di roba, perché diritto devi sapere per forza le leggi, gli articoli eccetera a memoria, e quindi è più impegnativa come materia. Quindi ho preferito fare oggi economia tentando come meglio potevo, e quindi ho preso 20, però se avessi preso tipo 18 o comunque se avessi voluto rifiutare il voto avrei poi dovuto farlo più in avanti, senza poterlo fare il 9 dicembre, avrei dovuto farlo direttamente a gennaio, quindi diciamo che me la sono anche un po' arrischiata. Però appunto l'ho fatto proprio per poter fare francese e togliermi anche francese davanti, in modo da avere tutto il tempo del mondo per fare diritto e dopo diritto cercare di capire matematica, che sono assolutamente a zero e probabilmente in questa sessione l'esame non lo darò mai. Quindi appunto, come vi ho detto, l'importante per me è fare quante più cose possibili e togliermi davanti l'università dalla mia vita, in modo da avere poi tempo e abbastanza energie, perché sarei ancora giovane, per dedicarmi a tutte le altre cose che voglio fare nella vita. Quindi oggi volevo lasciarvi con una citazione che ho trovato su internet, ma che mi è piaciuta tantissimo. Ricordati che l'università deve formarti e non distruggerti. Cosa vuol dire? Ognuno la può interpretare un po' come vuole, ma secondo me vuole dire che è bene si studiare, è bene formarsi, è bene diventare qualcuno o è bene voler diventare qualcuno, ma questa cosa non deve precludere la nostra sanità mentale, non deve precludere la nostra libertà di fare festa, di fare baldoria e di dedicare tempo anche ad altre cose. Tra l'altro, se non mi sbaglio, il fondatore di Alibaba, ovvero Jack Ma, in una delle sue numerose interviste a giro per il mondo, ha anche dichiarato che secondo lui va bene anche avere voti mediocri e non per forza all'eccellenza, perché solo in questo modo si può avere tempo anche per dedicarsi ad altre attività ed acquisire nuove competenze. E non posso che trovarmi d'accordo con questa affermazione.
Quindi ragazzi, questo era tutto per il vlogmas di oggi. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, fatemi sapere se siete universitari, se vi è mai capitato di prendere un voto al di sotto, diciamo, del 25, quindi facciamo tipo un 20, un 18, un 19, e voi l'avete accettato, e fatemi sapere che cosa avete pensato in quel momento, e soprattutto cosa ne pensate di questo video e del messaggio che ho lanciato. E niente ragazzi, io spero che questo vlogmas vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, e io vi ricordo l'appuntamento alle 18 domani con il prossimo vlogmas. Tra l'altro ho alcune sorpresine per voi che spero vi piaceranno. Bella!